Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video parleremo di mercato delle valute. Sicuramente la prima caratteristica del mercato delle valute è la liquidità. È il mercato più liquido al mondo, scambia 5x trilioni al giorno di dollari e per questo abbiamo la possibilità di entrare e di uscire da questo mercato in qualsiasi momento, a qualsiasi prezzo e soprattutto anche con size importanti. Questo nel mercato azionario a volte non è possibile. Altra caratteristica importante è la tecnicità. Essendo molto liquido, è anche un mercato che risponde perfettamente a livelli importanti passati, per esempio, di domanda e offerta, e quindi movimenti più, diciamo, semplici da prevedere. L'analisi grafica quindi funziona molto bene nel Forex e io che faccio le mie analisi e i miei trade esclusivamente sullo studio derivante dai prezzi nudi e crudi, ovviamente avere dei mercati del genere è fondamentale. Poi c'è il fattore concentrazione. Diciamo che il mercato delle valute si riduce a quegli 8-10 cambi principali che fanno la maggior parte degli scambi giornalieri. Si ha così modo di concentrarsi senza perdersi in altro. Per esempio, se guardiamo le azioni, di azioni ce ne sono tantissime. Per quanto mi riguarda, invece, avere quei pochissimi cambi di valuta dove concentrarsi e quindi sensibilizzare un po' l'approccio, conoscere quelle che sono le dinamiche classiche di quei cambi, è molto più semplice. Ce ne sono poche e quelle poche le conosciamo bene. Altra caratteristica del mercato del Forex è che ci sono chiari macro trend di medio periodo. Quando parlo di macro trend, parlo proprio della struttura di tendenza, quindi da trend direzionali come al ribasso o al rialzo a momenti abbastanza lunghi di trading range, ma che anche questi trading range si possono valutare nel discorso di operare. Diciamo che questi macro trend sono dati anche dai fondamentali proprio che costituiscono il mercato delle valute. È composto da fondamentali che non sono tantissimi, sono pochi, sono conosciuti e muovono spesso il mercato e lo tengono in un movimento costante nel tempo. Quindi i movimenti sono, diciamo, un po' più prevedibili, meno casuali del mercato azionario. E quando dico si mantengono per lunghi periodi, sto parlando almeno di qualche settimana. Quindi, per quanto mi riguarda, io che faccio un trading proprio di qualche giorno, di qualche settimana, è perfetto perché riesco a prendere appunto quelle tendenze che durano il giusto per far sì che io entro a mercato e che poi riesco ad uscire con razionalità e concentrazione. Altro grande punto sul mercato del Forex è la volatilità. I movimenti giornalieri, ma anche settimanali, non sono mai troppo improvvisi o troppo aggressivi. La velocità infatti del mercato è gestibile. È gestibile per riuscire a capire se fare o meno un'azione. Si è dentro un mercato? Bene, si può capire se con la velocità che ha, senza uscire troppo repentinamente perché è successo qualcosa, magari aspettare un giorno in più. A volte io aspetto addirittura una settimana in più per capire se ha senso fare un'azione o meno. E questo è dato anche dalla volatilità non troppo violenta del mercato delle valute. Poi non scordiamoci che una delle caratteristiche principali è la sua difficoltà ad essere manovrato. Quindi questa grandissima liquidità, questi grandissimi scambi portano anche ad avere un mercato difficilissimo da manovrare. E questo ci porta a pensare che tutti i players che fanno parte del mercato delle valute, che operano nel mercato delle valute, lavorano alla pari. Ultimo, ma non ultimo, che diciamo è correlato al fattore volatilità, è il long e lo short, cioè il mercato delle valute non ha differenza di volatilità nel momento in cui io vado long o io vado short, cioè io vado in acquisto o io vado in vendita. Questo è dato proprio dalla natura, no, del mercato del Forex, perché il mercato del Forex è quotato a cambi, quindi
Quindi c'è per esempio l'euro contro il dollaro americano, c'è la sterlina contro il dollaro americano, c'è l'euro contro la sterlina. Il fatto che sia quotato a coppie, e quindi si tradano coppie, quando io compro una, per esempio, vado long di euro-dollaro, compro euro e vendo dollari. Se io voglio, penso che il mercato possa scendere dell'euro-dollaro e quindi vado in vendita di euro-dollaro, vendo euro e compro dollari. Quindi la velocità della volatilità in salita è uguale a quella in discesa. E questa, per esempio, è una caratteristica che nel mercato azionario non esiste. Quando scende nei sell-off, spesso scende molto più velocemente. Bene, anche per oggi è tutto. Ho voluto parlare del mercato, ovviamente, che amo, il mercato che preferisco, il mercato del Forex. A questo punto vi chiedo solamente di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare ovviamente la campanellina e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!